Il passaggio generazionale ha due aspetti, direi. Un aspetto psicologico e un aspetto più tecnico. La banca, e porto l'esperienza di Biperbanca, può essere il soggetto terzo che aiuta l'imprenditore a prendere le decisioni. Ogni passaggio generazionale ha le sue peculiarità, ogni passaggio generazionale ha le sue specificità a seconda dell'azienda, della generazione. Il primo aspetto da smarcare è quindi aiutare la famiglia a prendere questa decisione. Dopodiché il secondo aspetto è tecnico e ci sono oggi tanti strumenti che ci permettono poi di mettere, scaricare a terra sotto il profilo civilistico, ottimizzando le strutture di governance fiscali, i desiderata della famiglia. All'interno di Biperbanca abbiamo poi un team dedicato a questo tipo di assistenza, di fiscalisti legali che, interagendo con l'imprenditore, vanno poi a mettere e a creare la soluzione dedicata per il passaggio generazionale. Anche una soluzione può essere, e in questo caso ci rivolgiamo al team dell'investment banking, l'apertura dell'azienda al mercato dei capitali, e in questo caso quindi il lavoro viene fatto a tre mani valutando anche questo tipo di opzione che, ripeto, non può essere mai standardizzata ma dedicata alla singola famiglia.